Buonasera a tutti voi e un cordialissimo benvenuto per la conferenza che chiamerei conferenza magistralis del nostro maestro Beat Wies sull'immagine traumatica e la chimera dell'identità culturale. Beat Wies è qui da noi come scholar in residence. Devo dire che era Roma che mi ha fatto conoscere anche questa personalità, come ho avuto questo piacere durante gli anni di conoscere tante personalità grandi. Noi ci siamo conosciuti all'occasione di un convegno che avevamo fatto insieme con la Sapienza e anche con Villa Medici su Meyer Shapiro, e già lì mi ha colpito il suo approccio. Si potrebbe dire, già il titolo di questa conferenza era tipica, la contemporaneità di un medievalista, quindi sempre mettere delle cose insieme che all'inizio non si penserebbe che appartengono insieme, che possono spiegare una cosa. Poi l'ho seguito anche regolarmente sui giornali, scrive sulla ENZZ, anche altrove, sulle sue proprie ricerche e altri temi della storia dell'arte, e abbiamo avuto il piacere di averlo come uno dei principali interlocutori anche al grande convegno Seiman a Venezia, organizzato da Henri e Salvatore con Stefano Chiodi insieme. E adesso ecco, è qui da noi come scholar in residence, un pensatore proprio sempre creativo e anche trasversale. In tedesco si direbbe che è un Querdenker, che non va sulla strada diritta che tutti conosciamo o abbiamo un po' avuto un'idea, ma lui ecco cerca di mettere insieme cose diverse. È un interlocutore anche sempre attentissimo, e questo è il grande vantaggio se adesso abbiamo con una certa regolarità dei scholars and artists in residence, che ecco quando abbiamo una personalità come Beat Wies è un enorme arricchimento per tutti che vivono qui nell'istituto, innanzitutto direi anche per i giovani membri borsisti, artisti e ricercatori. Lui ha sempre partecipato adesso anche a questi incontri, li chiamiamo adesso divani delle teorie, e lì attento fa delle domande che sono importanti, che portano avanti, veramente un grande piacere. E poi anche visto il fatto che questo venerdì inizieremo la collaborazione con la Biennale di Berlino, lui è un grande specialista delle biennali, anche questo è un grande piacere quindi di averlo qui. Poi non per ultimo ho scoperto che questa discussione che facciamo un po' nell'ambito dei discorsi d'attualità sulla fine di un postmoderno e l'inizio di un'altra stagione, anche quello aveva già scritto prima senza che io l'avessi saputo. Dunque un grande piacere di averti qui, e non voglio trattenervi più a lungo, ma passo la parola immediatamente a Henri de Rietmatten, che vi presenterà Beat Wies e i suoi meriti. Grazie mille e una bella serata. Grazie Christoph, spero di non dover ribadire le cose che tu hai già detto. Gentili signori e signore, è un grande piacere per me dare il benvenuto stasera al professor Wies e porgergli ancora una volta il mio più vivo ringraziamento per aver accettato il nostro invito ad essere scholar in residence e, come l'ha detto Christoph, quindi a convivere ed interagire con i membri dell'istituto e tutti noi, direi, non solo i membri, durante questi mesi. Beat Wies è professore di storia dell'arte e teoria dei media presso la Staatliche Hochschule für Gestaltung di Karlsruhe. È vincitore del Kunstpreis della città di Lucerna, è stato visiting scholar presso il Getty Research Institute di Los Angeles e l'Istituto Svizzero di Studi d'Arte di Zurigo, professore presso la Cornell University ad Ithaca nello stato di New York, oltre che direttore dell'Istituto per la Storia dell'Arte dell'Università di Stoccarda. È anche membro della Heidelberg Academy der Wissenschaften e dal 2003 portavoce del Karlsruher Graduiertenkolleg Bild, Medium, Körper. Tra le sue numerose pubblicazioni, tra anche quella che hai mostrato prima, mi preme soprattutto segnalare tre libri recenti e di grande interesse, infatti nell'ambito di una riflessione critica sulla cultura postmoderna, nonché sull'emergenza e la storia in immagini del concetto di globalizzazione.
Il primo si intitola Nach den großen Erzählungen. Il titolo in italiano sarebbe Dopo i grandi racconti. Mi auguro tra l'altro che il libro venga tradotto a breve in italiano. È pubblicato nel 2009. Ed il secondo, Die Pariser Weltausstellung 1889, Bilder von der Globalisierung. In italiano, l'esposizione universale di Parigi 1889, immagini della globalizzazione, del 2010, quindi molto recente. Infine, il suo approccio hegeliano alla storia e storiografia come processo autoreflessivo è reso ancora più evidente dal suo libro Hegel's Art History and the Critic of Modernity. Studioso tra l'altro della storia delle biennali d'arte, abbiamo avuto l'occasione di apprezzare le sue competenze a questo convegno di Zeman, Beat Vis dirige attualmente un progetto di ricerca sull'elaborazione storica e sistematica della Biennale di Venezia. Per questo progetto il professor Vis si avvale di una collaborazione della collaborazione di numerosi dottorandi e ricercatori svizzeri, italiani, tedeschi, nonché della Romania, dell'Ungheria, della Polonia e della Serbia, nell'idea di studiare a fondo i rispettivi padiglioni della Biennale. La conferenza di stasera, dal titolo L'immagine traumatica, la chimera dell'identità culturale, ci offrirà un interessante studio tra le numerose icone della storia romana, della lupa capitolina come totem migrante, trofeo e simbolo di un'identità culturale che si costruisce e ricostruisce attraverso i tempi. Infine vi segnalo che non ci sarà una traduzione simultanea come da programma, perché il professore Vis si è gentilmente proposto di tenere la conferenza in italiano. Ma non vi trattengo più a lungo, ed è mio piacere dare adesso la parola a Beat Vis. Vi ringrazio per l'attenzione e vi auguro un buon ascolto. Grazie. Grazie amici per le vostre introduzioni amichevoli e forse un po' lusinghevoli. Adesso c'è un grande peso di aspettazioni che cosa vado a proporvi. Quando ritorno al mio titolo, l'immagine traumatica mi sembra oggi un po' presuntuosamente teoretico, ma è veramente a causa, lavorando qui in questa atmosfera accogliente, ho cambiato un po' di idea. Allora ho fatto qualcosa di nuovo che vado a presentarvi, un po' più empirico. Questo titolo viene da un libro che è in processo, nel tedesco si dice Die Traumatik des Neuen, il traumatismo dell'innovazione. Si tratta di immagini riciclate, che si riciclano. E cosa vuol dire questo riciclaggio? Che fanno nascondere, che fanno una copertura del passato, che vogliono fare dimenticare qualcosa. Allora il rinascimento sia, secondo questa ipotesi, una tecnica culturale di far dimenticare qualche cosa. Adesso la mia teoria rimane soprattutto un po' indietro, ma io propongo qualche materiale sulla lupa e sulla chimera di Arezzo. Lo farò in tre passi. Prima parlerò sulla un migrante come monumento nazionale,
E dopo parlerò sulla chimera dell'identità culturale. E il terzo passo, hai detto Henry che io sono un hegeliano, allora sempre questi tre passi faccio, una riflessione sulla banconota di dollaro, sarà la conclusione. Si dice che niente invecchi più rapidamente dei giornali. Eppure è al titolo di un giornale di 6 anni fa, La Repubblica, del 17 novembre 2006, che devo il mio intervento di oggi. Io sono lieto che l'autore è presente, Adriano La Regina. La notizia che riporta è tanto più degna di nota poiché proviene da un settore come l'archeologia, che raramente conquista le prime pagine dei giornali. Invece il mio titolo era lì, nero su bianco, sebbene di taglio basso, la lupa non viene dall'antica Roma. Adriano La Regina, etruscologo e ex sovrintendente ai beni culturali e archeologi di Roma, vi spiega che il restauro, lo cito, ha sottratto un capolavoro all'arte etrusca restituendolo a quella medievale. In realtà la scoperta risaliva già al 1997, quando per dare una rinfrescata alla lupa in vista del giubileo del 2000, la si era sottoposta ad analisi tecnologiche. Per non guastare la festa del millennio, tuttavia sul catalogo si riferì continuare a scrivere ligi alla tradizione opera etrusca del 480-470 avanti Cristo. Al fatto che i due gemelli sotto le mammelle della lupa, Romolo e Remo, siano d'epoca rinascimentale e probabilmente opera di Antonio di Pollaiuolo, ci si era già abituati da tempo. Passarono altri 6 anni dal giubileo prima che si decidesse di vuotare il sacco davanti all'opinione pubblica. La restauratrice della lupa, Anna Maria Carruba, era giunta alla conclusione che per motivi tecnici il bronzo non poteva essere antico poiché è fuso a cera persa con il metodo diretto in un sol getto usato a partire del Medioevo. L'archeologia italiana era poco disposta ad accogliere la novità. Significava rassegnarsi a perdere il proprio totem nazionale. Il mondo accademico ebbe dunque reazioni non unanimi alla scoperta. Gli esiti del dibattito scientifico svoltosi alla Sapienza sono stati pubblicati nel 2010. La commistione di interessi politico-culturali e fatti storici emerge ad esempio dalle parole di Claudio Giardini, che vorrebbe mantenere la datazione etrusca della lupa perché è, lo cito, una delle sculture simbolo del nostro passato. Ne trapela un rivendicazione di possesso del passato come se fosse una proprietà, mentre si tratta di un simbolo che si era attribuito all'arte etrusca. Ma l'eredità culturale dei etruschi appartiene agli italiani? Tanto poco
quanto le vestiglia anatoliche ad un'agenzia di viaggi turca. A dire il vero, la storiografia come giustizia dei vincitori dovrebbe appartenere al passato. Ma la nozione corrente di eredità culturale continua ostinatamente a far passare in sordina l'atto di violenza che comporta la traduzione dell'altro nel proprio. Oggi rifletteremo su questo. La mia valutazione non si sofferma sulle argomentazioni archeologiche sostenute nel dibattito sulla lupa tra critica stilistica e tecnologia. Trovo che le ipotesi sulla ridatazione e la provenienza del bronzo siano state considerate con cura e desidero adottarle per il mio esperimento mentale sulla storiografia e l'identità culturale. Da storico dell'arte moderna vorrei aggiungere ai metodi già menzionati anche quello iconologico sviluppato dalla scuola amburghese, questo movimento di storici che hanno sviluppato l'idea della longue durée, la lunga durata che di un significato. In Die römische Wölfin, ein antikes Monument stürzt vom Sockel. Tre esperti quotati come Maria Alföldi, Edilberto Formigli e Johannes Fried hanno pubblicato nel 2011 le loro ipotesi di postdatazione della lupa capitolina al XII secolo. Gli autori ripercorrono il destino di questa icona dal mito della fondazione di Roma alla prima menzione di un bronzo votivo nel IV secolo avanti Cristo fino alla sua distruzione. Allora, questa è un'ipotesi forte, la sua distruzione nel 1204 in occasione del sacco di Bisanzio all'opera dei Latini. Nella loro ricostruzione la lupa è presentata come testimone chiave della transizione dall'impero romano al medioevo cristiano. Come nel più classico dei gialli, la vicenda comincia con il ritrovamento del cadavere. Il 13 aprile 1204 l'esercito della Quarta Crociata, guidato dai veneziani, conquista e distrugge Costantinopoli. Alföldi si basa sul resoconto del testimone oculare Nicheta Cognata, grande logoteta alla corte imperiale dei Angeli, che nella sua Chroniche di Egesis narra la storia di Bisanzio degli ultimi 100 anni. Riferisce che i crociati non solo saccheggiarono i sepolcri imperiali nella chiesa dei Santi Apostoli e il tesoro dell'Agia Sofia, ma distrussero anche le sculture bronzee del foro di Costantino e quelle zoomorfe dell'ippodromo. L'elenco di queste contiene anche la descrizione di una lupa. Udenmentes hyaines, la hyena non ci tocca adesso, kai tes udenmentes hyaines kai lycaines tas hairas apegagon, si può vedere la traduzione a destra, has romos kai romulos
e Telasan, che allattava Romolo e Remo. Staterone de Placheon per pochi spiccioli e soprattutto di rame. Hanno l'ho distrutto da Palaia, Semnomata, Tugenus, Apedosan, Kai, Catecan, Esto, Honoiterion, e lo misero nel forno fusorio. Afeldi riconosce in questa descrizione la lupa romana che fu fusa e convertita in denaro sonante. Da parte latina si giustificò il saccheggio come atto mirato semplicemente a recuperare i crediti dei franchi nei confronti del Basilois. Per Nicheta Coniata, i latini non sono altro che barbari. Secondo il cronista, l'incetta di opere d'arte che i crociati compirono per pura brama di denaro è tanto più esecrabile nella misura in cui, fondendo la lupa, distrussero un simbolo della propria cultura. L'indignazione dell'autore per il sacrilegio compiuto verso la tradizione dimostra che il cronista di corte conosceva la storia del bronzo, proveniva da Roma e rappresentava l'origine mitica della città. Ma come era giunta la lupa romana dal Urbe a Bisanzio? Il percorso della statua è lastricato di violenza, usurpazione e distruzione. Seguiamolo dall'inizio. Tito Livio riferisce che il gruppo bronzeo della lupa con Romolo e Remo fu commissionato dagli edili Olguni, Gneo e Quinto a spese di alcuni usurai che erano stati condannati al pagamento dell'opera. Intorno al 7 avanti Cristo, Dionigi di Alicarnasso cita nelle sue Romaiche Archaeologia la statua di una lupa ubicata nella grotta del Lupercale sotto il colle Palatino, trasformato da Augusto nella zona sacra della città. E un'altra lupa con i gemelli doveva trovarsi in Campidoglio dal momento che Cicerone, nella sua terza ringa contro Catilina, ricorda come ammonimento il fulmino che cadde dal cielo abbattendo diverse statue, tra cui il bronzo dorato della lupa che allatta. Sulle monete l'iconografia del gruppo resta costante dal III secolo avanti Cristo al IV secolo dopo. Tipico di questa rappresentazione è il collo flesso della lupa che volge premurosamente il capo verso i gemelli. Alfoldi suppone che il tipo riportato della moneta romana sia ispirato al monumento dei Olguni. La figura della lupa acquista tanto di più significato quanto l'impero romano è minacciato dall'estero. L'emblema è particolarmente presente proprio nelle province lontane, abitate da romani che si sentono legati all'urbe nel segno dell'animale della città. Anche le fondazioni coloniali suggellano la propria romanità apponendovi questo simbolo come Aventicum, l'attuale Avenche o Canton de Vaud, che ai tempi era capoluogo della colonia elvetica, dove si ritrova il rilievo della lupa nella sua grotta con Romolo e Remo.
La lupa romana svolge un ruolo simbolico importante anche nel tramonto dell'impero romano d'Occidente. Il 24 agosto 410 Roma viene conquistata dai Visigotti dopo un lungo assedio. Il loro re Alarico ordina 3 giorni di saccheggio. Non sappiamo se la lupa facesse parte del bottino, i documenti non lo riportano. Diverso il caso della seconda conquista di Roma avvenuta il 2 giugno 455 per mano dei Vandali di Genserico. La città che si arresse senza opporre resistenza venne sottoposta a 2 settimane di saccheggi. E Procopio di Cesarea, il cronista d'epoca giustiniana, a informarci della violenza di quanto accade nella città eterna. Genserico prese prigioniere le figlie dell'imperatore e sequestrò i possedimenti imperiali. Siccome i Vandali avevano attaccato Roma via Tevere con la flotta, il bottino di guerra raggiunse direttamente Cartagine via mare. Così la lupa abbia raggiunto Cartagine con Romolo e Remo, dove decorò il palazzo nordafricano dei Vandali per 80 anni. Dopo la guerra contro i Persiani, l'imperatore Giustiniano si adoperò per recuperare le province occidentali perdute. Cartagine fu riconquistata in settembre 533, troppo sotto la guida di Belisario. E di nuovo apprendiamo dal cronista imperiale Procopio che lo scopo principale delle truppe era portare in trionfo a Costantinopoli i beni sottratti dai Vandali a Roma. Il loro bottino includeva anche il tesoro del Tempio di Gerusalemme che Giustiniano poté così restituire ai giudei. Come accennato, la lupa fu collocato all'ippodromo. Il suo viaggio a Costantinopoli suggellò la Translatio Imperii sulle sponde del Bosforo. Dunque la lupa migrante fece il giro del Mediterraneo, partita da Roma, passò da Cartagine e approdò a Bisanzio. La sua via Crucis seguì le tappe cruciali della caduta dell'impero romano e della trasformazione nel mondo dei stati del Medioevo. Infine, nella quarta crociata, la lupa cadde vittima di un calcolo di potere occidentale che esautorò i bizantini, ma così facendo indebolì anche il baluardo cristiano di Levante, scoprendo il fianco orientale dell'impero. 2 secoli e mezzo più tardi, la miopia dei latini si sarebbe rivoltato contro di loro. In maggio 1453 Costantinopoli fu conquistata dai ottomani. La lupa romana non esisteva più da quasi 2 secoli. Ma chi è allora la lupa che ha preso il suo posto in Campidoglio? Le testimonianze scritte d'epoca medievale sono scarse. La prima annotazione esplicita risale dal 1240 circa per mano di un viaggiatore inglese, Magister Gregorius. Il bronzo si trovava nel portico del Palazzo del Laterano. Gregorio suppone che un tempo le mammelle
fungessero da fontana. La sua ipotesi, per quanto sbagliata, conferma che all'epoca la luppa fosse senza i gemelli. In quella stessa collocazione, naturalmente non in museo ma fuori sul Campidoglio, al Laterano, in quella stessa collocazione in Laterano la vide anche Dante Aliero quando si recò a Roma da Papa Bonifazio VIII nel 1301 con una legazione fiorentina. Eresse poi alla statua un doppio monumento nella Divina Commedia. Ed una lupa che di tutte brame sembiava scarca nella sua magrezza, e molte genti fe già viver grame, questa mi porse tanto di gravezza con la paura che uscia di sua vista, io perdei la speranza dell'altezza. Nessun cenno dunque alla premurosa paglia dei fondatori di Roma. La bestia si aggira davanti alla porta dell'inferno, togliendo a Dante la speranza di poter raggiungere il paradiso passando per il purgatorio. Dalle sue parole di condanna trapela l'amarezza dell'esiliato. L'animale scarno, feroce e bramoso, davanti al palazzo del Laterano rappresenta il rapporto del poeta fiorentino con il papato, i cui sostenitori guelfi neri lo mandarono in esilio dalla città natale. Diversa fu l'accoglienza riservata alla lupa romana nelle città toscane. Di origine etrusca, come Siena, rifondata come Sena Iulia sotto l'imperatore Augusto. Il nome etrusco della casata Saina era etimologicamente legato al romano Senex, cosa che alle orecchie dei latini attribuiva all'insediamento una sorta di fascino venerando. L'emblema della comuna di Siena è la lupa romana con i latanti di Romolo e Remo. La trasmissione culturale del mito della fondazione da un insediamento etrusco ad uno romano viene sottolineato dalla leggenda secondo cui Senius, il fondatore di Siena, sarebbe stato figlio di Remo. Siena si presenta quindi come città gemella di Roma. Ovunque si faccia riferimento per immagini al mito dei fondatori di Roma, si adotta l'iconografia diffusa dalle monete a partire dal III secolo e in seguito fissata per iscritto da Virgilio nell'Eneide. Il poeta imprime letteralmente la scena sullo scudo forgiato da Vulcano che Enea riceve in dono dalla madre Venere. Il fappro divino, allora qui in questa bella traduzione di Rosa Calsecchi Onesti, che ha ancora tradotto l'Iliade insieme con Cesare Pavese, fecerat et viridi fetam mavortis in antro, procupuisse lupam, geminos huic ubere circum, ludere pendentis pueroset, lambere matrem impavidos. Sempre questo aspetto, non avevano paura, erano lieti, giocavano, il lam territri cervice reflexa, und mulcere alteros et corpora fingere lingua. Questi sono veramente momenti di iconografia fissa, il coleflesso e la lingua che lecca i gemelli.
Allora, così ci vediamo nel, come segno della Repubblica di Siena. La lupa balia lecca i corpicini dei lattanti reclinando la testa al dietro. Compare in questa foccia materna, sia nell'immagine allegorica del buon governo al Palazzo Comunale di Siena, sia sul pavimento musivo del Duomo cittadino. L'iconografia tardomediale scorge nella lupa romana la prefigurazione della Caritas romana e un emblema di virtù repubblicana. Siena è come una lupa materna, ci dice quest'immagine. Una madre si adopera per la coesione sociale del comune. Tutt'altra lingua parla la lupa capitolina. In questo caso non ci troviamo davanti alla lupa che allatta con materna premura, ma il predatore solitario e vigile sottoposto a Marte, il dio della guerra. Così Dante la vide con gli occhi del Medioevo, poco adatti ad accogliere il simbolismo neopagano. Questa giustapposizione sono veramente in debito a Maria Carruba, che ha fatto anche questa paragone tra il leone di Brunswick e la lupa capitolina. Io sono molto lieto che è venuto a ascoltare la mia conferenza. Quanto alla tipologia, la lupa capitolina corrisponde al leone bronzeo di Enrico XII di Baviera, detto appunto Enrico il Levo Leone. Si tratta di uno dei primi grandi bronzi medievali d'Oltralpe, commissionato dal Duca nel 1166. Esponente della dinastia dei Guelfi e cugino dell'imperatore Federico Barbarossa, partecipò alla discesa in Italia e assistette alla sua incoronazione da parte del Papa. Johannes Fried ipotizza che la lupa sia stata commissionata dai conti di Tuscolo. La sede di famiglia si trovava sui Colli Albani, dove già avevano stabilito le rispettive residenze estive Catone di Cicerone e gli imperatori. I Colli Albani sono il territorio d'origine di Roma dal momento che Ascanio, figlio di Enea, vi fondò Alba Longa, dove nacquero Romolo e Remo. I nobili di Tuscolo furono tra i primi a rivendicare la discendenza da Enea a Troia. In seguito questa costruzione genealogica non solo fu adottata da potenti famiglie di Roma, ma assurse a topos di antica nobiltà. Sia il duca Enrico XII di Baviera con il suo leone, sia i conti di Tuscolo con la lupa scelsero animali araldici che simboleggiassero le loro ambizioni personali. La volontà di dominio si esprimeva nella terribilità, virtù che condensa forza e capacità di imporsi. Per veicolarla, Enrico scelse l'immagine convenzionale del leone, mentre il conte di Tuscolo, richiamandosi alla propria discendenza dai fondatori di Roma, optò per la lupa. Ella non trasmetta materna premura, ma una vigile bellicosità a denti scoperti. E la lupa sacra a Marte, che rinuncia a reclinare il capo perché può essere interpretato come segno di debolezza o sottomissione. Enrico il Leone e i conti di Tuscolo erano quel genere di nobili
costantemente preoccupati di mantenere la supremazia sui propri pari. Guelfi e Tuscolani si guadagnarono una posizione eccezionale adottando una tattica astuta nei rapporti con l'imperatore e il Papa. Nel decimo e undicesimo secolo i Tuscolani erano stati tra i patrizi più importanti di Roma. La famiglia ottenne ben 8 papi e pare che sapesse influenzare la corte papale gestendo le maîtresse. Sembra che Mariozza di Tuscolo fosse l'amante di Papa Sergio III e gli abbia dato un figlio che diventò addirittura papa a sua volta con il nome di Giovanni XI. Nobili di questo tipo erano nemici dei repubblicani per definizione. La capricciosa sete di potere dei conti di Tuscolo incontrò l'opposizione del rafforzato comune di Roma. I romani attaccarono la città di Tuscolo e la distrussero insieme alla roccaforte dei conti. Era il 1181. L'anno del possibile passaggio di proprietà della Luppa che potremmo battezzare Tuscolana alla città di Roma. Il mio secondo punto è l'etruscomania, ovvero l'immagine chimera della storia. Caruba e Formigli hanno dimostrato con metodi tecnologici che la Luppa non è un'opera etrusca. Se l'ipotesi di Alföldi e Fried sono corrette, resta quantomeno l'elemento etruscone del committente, i Conti di Tuscolo, come si evince dal nome, fu fondato dai Tuschi. Non sappiamo bene quando la Luppa tuscolana si trasformò in Luppa laterana, ma sappiamo benissimo quando cominciò a rappresentare Roma, la moderna città papale, in veste di Luppa Capitolina. L'attribuzione di questo ruolo fu sancita anche a livello simbolico con il trasferimento della statua. Nel 1471 Papa Sisto IV consegnò ai conservatori il bronzo che in precedenza si trovava davanti al Palazzo del Laterano. Fu il gesto astuto di un nepotista privo di scrupoli, ligure, che si fregiava del titolo comprato dai torinesi della Rovere, erigersi a Massimo Princeps di Roma sul Colle Capitolino insieme al monumento dei mitici fondatori dell'urbe. Fu così che nacque la Luppa Capitolina. La statua cominciò ad assumere le caratteristiche dell'iconografia politica quando i papi iniziarono a presentarsi come signori territoriali del potere assoluto. Proviamo a seguire la politica di autoaffermazione culturale dell'assolutismo prendendo in esame il proemio di un'opera che scriveva la storia dello stilo, Le vite di Giorgio Vasari. Il suo approccio al tema comincia con il Vecchio Testamento, che cita tutti i popoli di cui è nota l'abilità artistica, i babilonesi, i caldei, i giudei. Allora, il suo albero genealogico include anche quello dell'artista come il successore di Dio, questo passaggio vuole saltare.
Solo dopo aver consultato la Bibbia, Vasari estende la ricerca anche ai testi dei classici greci e latini. Ne risulta che le sacre scritture e gli antichi sostengono pareri contrastanti. Lo cito, ma con tutto che la nobiltà di questa arte fosse così in pregio, e però non si sa ancora per certo chi le desse il primo principio. Conclude Vasari la sua trattazione filosofica introducendo una tesi nuova e sorprendente. Non può essere che le testimonianze più antiche di arte figurativa siano quelle toscane. Cosimo I de' Medici ordinò il rinnovamento delle fortificazioni della città di Arezzo. Durante gli schiavi, il 15 novembre 1553, anche questo è molto interessante, che è stato veramente è stato protocollato questo momento, fu rinvenuto fuori da Porta San Laurentino il bronzo della Chimera. Si tratta di una belva mostruosa già descritta da Omero nell'Iliade, con la testa di leone, una seconda testa caprine sul dorso e la coda di serpe. A differenza della luppa capitolina, la Chimera è senza dubbio un'opera etrusca del IV secolo avanti Cristo, come accertato da Caruba. La statua fu gettata in bronzo in pezzi distinti secondo l'antico procedimento e poi saldata. Vasari cita la Chimera nella seconda edizione delle Vite. Benvenuto Cellini tramanda l'aneddoto secondo cui Cosimo de' Medici avrebbe pulito personalmente la statua con attrezzi da orafo. Il Granduca aveva subito compreso il valore del bronzo, diede ordine di trasportare l'animale favoloso a Firenze, dove fu esposto al Palazzo Vecchio quale pezzo forte della collezione meticea di antichità. Nel Settecento passò ai Uffizi e oggi si trova al Museo Archeologico. Possiamo leggere in la sequenza dei luoghi espositivi come espressione di una certa declino. Nel corso dei secoli la Chimera, icona dell'identità tosco-etrusca, aveva perso il suo eminente significato culturale. Nel Novecento, invece, assistiamo alla riattivazione della sua polisemia. In epoca fascista ne venne esposta una replica all'ingresso della stazione ferroviaria di Arezzo in ossequio all'intenzione del Duce di fondere mitologia e futurismo. Un'altra replica è stata collocata nel 1998 nell'arco della Porta San Laurentino per ricordare ai turisti il luogo di ritrovamento dell'originale. Sul rapporto tra archeologia e Rinascimento, Abi Warburg ha fornito un giudizio calzante. Man fand nur, was man längst in der Antike gesucht und deshalb gefunden hatte. Si è semplicemente trovato ciò che si stava cercando nell'antichità e che proprio per questo si è trovato. Il ritrovamento della Chimera
Cade infatti nel 1553, nella fase espansionistica della politica di Cosimo, solo 2 anni prima dell'annessione della Repubblica di Siena al Granducato Mediceo di Toscana. Anche Arezzo aveva, come Siena, un passato ghibellino. Il comune aveva preso le parti dell'imperatore e si era sottomesso al dominio della Guelfa Firenze solo nel 1384 dopo un'estenuante resistenza. L'intervento sulle fortificazioni di Arezzo fu disposto per la reale necessità di rendere idonea la città a sostenere le operazioni belliche dell'artiglieria, ma la distruzione delle antiche torri, porte ed edifici pubblici aveva l'ulteriore scopo di eliminare le vestigia di pietra dell'autonomia comunale di Arezzo. L'etruscomania non è un'invenzione del Vasari. La prima ondata del fenomeno risale a un secolo prima, quando il domenicano Annio da Viterbo rinvenne delle tombe etrusche e cercò a decifrarne le iscrizioni. I circoli umanistici accolsero l'eredità preromana basandosi su Plinio il Vecchio, che aveva eletto gli Etruschi ai fondatori della cultura mediterranea. Tra le antiche vestiglia che ai tempi del Vasari si trovavano anche oggi, ancora arando i campi, figurano i cocci di vasi neri e rossi cotti con la tecnica della terra sigillata. I reperti archeologici consentirono al Vasari di ricondurre ad origini etrusche anche il mestiere del vasoio, da cui deriva il suo cognome Vasari. La sua rinascita, quindi, non è tanto un ricollegarsi ai greci o ai romani, ma un ritrovare una tradizione a fondamento della propria attività. Rinascita significa costruzione di un'identità culturale, produzione di una genealogia simile a un albero di gesse da cui discendano la patria toscana e lo stesso Vasari. Il concetto vasariano di rinascita pone le fondamenta di un'identità culturale nella misura in cui l'autore se ne serve per collocare il proprio operato all'interno di una tradizione regionale. Ma non solo l'artista aretino, pensi anche il suo committente Cosimo in persona, si considerava un novello etrusco, tanto che firmava statue e targhe commemorative con Dux Etruriae. In Toscana l'etruscomania andò a coprire le vecchie divisioni che avevano lasciato le lotte tra Guelfi e Ghibellini. Le regioni politicamente rivali di un tempo, ora riunite nel Granducato di Toscana, adottarono un corporate brand sotto il segno dei Etruschi. Allora, significa questo momento di funzionamento del tech build, allora il ritorno di un'immagine copre qualcosa, e copre in questo senso un atto violente. Ma questo momento approcciamo adesso con l'ultimo passaggio, Rinascimento e totemismo, riflessioni
sulla bancanotta di un dollaro. Il ricorso ai Etruschi è condiviso dall'antica nobiltà laziale, dai nuovi potenti toscani e dalle repubbliche comunali ghibelline. Ma non finisce qui. Il mito non resta circoscritto all'era mediterranea. Persino i coloni nordamericani videro un antenato in Enea. Prendiamo una bancanotta corrente da un dollaro, il cui motivo ornamentale risale dal 1934. La nuova bancanotta, emessa nell'era Roosevelt nello spirito sociale dei New Deal, intendeva evocare l'ideale americano della libertà. Riporta il Great Seal, la stemma degli Stati Uniti d'America. Sul diritto c'è lo stemma degli USA con l'aquila, questo non vediamo. Sul rovescio una piramide incompleta, sovrastata da un occhio della provvidenza. Sotto il mausoleo eclittizzante, un cartiglio riporta la scritta Novus Ordo Seclorum, intendendo con ciò il nuovo ordine introdotto dallo Stato indipendente. Sul basamento dell'opera è incisa la data 1776. Sopra la piramide campeggia il motto un po' strano: Annuit coeptis. Le parole, infatti, sono tratte da un verso dell'Eneide. Iupiter omnipotens, da facilem cursum, audacibus annue coeptis. Con queste parole, Ascanio, figlio di Enea, prega Giove di guidare la freccia scoccata contro Remulo Numano, un condottiero della popolazione locale dei Rutuli che si oppone ai invasori. Giove esaudisce la sua preghiera e il primo nativo ucciso dal giovane cade sulla terra che i colonizzatori troiani chiameranno Latium. Lo stemma degli Stati Uniti adotta dunque come ornamento l'antica leggenda della fondazione di Roma, come i troiani cacciati combattono contro gli abitanti della penisola italica, i coloni europei fondano una nuova Roma in America settentrionale opponendosi ai indiani. Il loro è un pio omicidio. L'idea dell'iscrizione latina si deve a Charles Thompson, professore di latino all'Accademia di Philadelphia. Era ai vertici dei radicali Sons of Liberty che nel 1772 avevano attivato il Tea Party contro l'amministrazione coloniale britannica. Scarno e molto devoto traduttore della Bibbia e patriota, Thompson era emigrato in America a 10 anni dall'Irlanda del Nord, orfano di entrambi i genitori e totalmente privo di mezzi. Quando uno comincia così o finisce peggio di come ha cominciato o diventa tenace come Thompson, che raggiunse l'età di Mattusalemme. A dargli forza era l'incrollabile convinzione che l'America fosse una terra promessa, concessa da Dio a lui e a quelli come lui. Ai tempi
la costa orientale a partire dall'Ohio, passando per i Great Lakes, i grandi laghi, fino al Canada, era scossa da conflitti tra francesi ed inglesi, che servivano dei indiani come carne di cannone. Thompson fungeva da segretario del Treaty of Easton, stipulato dai governatori coloniali di Pennsylvania e New Jersey, con 13 tribù di Irochesi, Delaware e Shawnee. L'accordo restituiva a questi ultimi i terreni di caccia sul Ohio River, a condizione che non si mettessero al servizio dell'avversario francese. La guerra franco-indiana in America fu l'equivalente della guerra dei sette anni in Europa. Le operazioni di guerra furono accompagnate da massacri da entrambi le parti, animati da una volontà fanatica di pulizia etnica. La vittoria degli inglesi nel 1773 segnò la fine dei possedimenti francesi in Nord America, accelerò l'indebolimento degli indiani che avevano cooperato con la potenza coloniale francese e quindi erano venuti a trovarsi da parte dei perdenti. E da questa vicenda storica a lui vicina che Thompson derivò l'idea del motto dello stemma degli Stati Uniti: Da facilem cur sum, audacibus ad nue coeptis. Giove esaudì le preghiere dei coloni bianchi, e noi sappiamo dal massacro di Wounded Knee in poi quando valessero accordi come quello di Easton. Sigmund Freud chiamò questo processo totemizzazione. Esaminando gli esiti di ricerche etnologiche condotte sul campo, descrisse il processo nella celebre scena primordiale della civilizzazione. L'orda dei fratelli uccide e mangia il capostipite. Poi però, abbandonata a se stesso, il branco litigoso e invidioso si accorge che gli manca una guida. L'orda dei fratelli espia dunque la nefantezza commessa elevando l'ucciso a totem del proprio clan. Una funzione analoga è demandata alla chimera dalle litigose repubbliche comunali toscane e alla lupa capitolina dall'Italia fascista, ancora divisa in nord industrializzato e mezzogiorno in mano alla mafia. Si ci potrebbe troppo lontano descrivere il processo di totemizzazione culturale innescato dal colonialismo e dalla diffusione globale dell'industrializzazione nel 800 e nei albori del 900. Mi limiterò a dire che detto processo ha messo le culture sconfitte nella posizione di quella etrusca. L'estetica della modernità ha cannibalizzato ciò che chiamo la differenza estetica, ricavandone la lingua delle avanguardie. Il lucente processo cromato dell'epoca delle macchine si è acchindato con fetici delle isole pacifiche e maschere africane. La totemizzazione attraversa due stadi. Il primo è lo studio etnografico dei colonizzati intorno alla metà dell'Ottocento, scientificamente sorretto dall'istituzione di nuove discipline universitarie come l'etnologia e l'antropologia. Il secondo stadio, iniziato al volgere del secolo,
consiste nell'appropriazione estetica del parte dei artisti che, animati dal primitivismo, ispirato le proprie creazioni come mostre etnografiche. Salto su questa distinzione tra etnografia e storiografia soltanto battendo un l'etnografia identifica l'altro come il non identico a sé, mentre la storia si ascrive l'altro in modo dell'appropriazione. Also, queste sono le due motivi che distinguono l'etnografia e la storiografia. Quanto ai Stati Uniti, le prime raccolte etnografiche furono istituite mentre erano ancora in pieno corso l'assimilazione forzata, la deportazione nelle riserve e la pulizia etnica. La musealizzazione archeologica dei antichi indigeni rispondeva a un'esigenza di wishful thinking, come se si trattasse di esponenti di una cultura estinta da tempo. Allora, per questo i Etruschi erano fortunati di essere già estinti quando si sono messi come totem. Musei come il Smithsonian Institute ne prepararono il lascito per procurare agli Stati Uniti d'America un albero genealogico che affondasse le sue radici nell'epoca precolombiana. Il secondo atto di appropriazione fu quello estetico dell'autoattribuzione. Gli artisti americani scoprirono l'artigianato, come qui il modello Jackson Pollock, proprio mentre il modello europeo veniva sepolto sotto le macerie della Seconda Guerra Mondiale. L'America estese il Boston Tea Party al campo della cultura. Teorica di questa svolta fu Barnett Newman. L'esperienza che risvegliò il suo interesse fu la visita ai terrapieni della cultura Hopewell nell'Ohio nell'agosto 1949, che i loro discendenti, gli Shawnee, fossero stati decimati dalle guerre e dalle malattie importate dal vecchio mondo e ormai da tempo cacciati dalla valle dell'Ohio e cancellato dalla trascrizione estetica. E questo io chiamo il traumatismo che copre qualcosa, come quello atto di colonizzazione. L'idealizzazione a posteriori dei vinti sovrascrive spesso la violenza dell'appropriazione con immagini di armonia favolosa. La lupa, la cimera, lo stemma dei Stati Uniti fungono da immagini di copertura in senso freudiano, devono far dimenticare le vittime sepolto sotto il totem della riconciliazione. Un'ultima avvertenza metodologica. La storia è sempre rapportata da oggi, all'epoca in cui viene scritta. Ciò non significa che sia una costruzione arbitraria. Gli interessi attuali di una generazione verso il proprio passato sono di necessità fondamentale. Questo è anche il motivo per cui la storia deve essere riscritta di continua per ogni generazione.
Ogni generazione accusa la precedente di aver distorto il passato. Le correzioni, tuttavia, non producono un'immagine più oggettiva, ma realizzano una volta di più l'omoestasi con i nuovi interessi, con le nuove richieste di verità. Nella storia si rispecchia il presente di una società che si guarda alle spalle. Questo specchio, collocato tra passato e presente interessato, ci rimanda le immagini dell'identità culturale. La lupa non ha subito danni alla postdatazione, anzi ci ha guadagnato un nuovo livello di significato. L'immagine della lupa romana come simbolo nazionale delle origini è frutto di un'epoca di patriottismo politico. Oggi, all'epoca della mobilità globale, siamo in grado di riconoscere nel destino del bronzo il pallium itinerante e il bottino di guerra. E in questa ci sta anche, nella società del consumo, il vecchio simbolo della romanità possa fungere da eye catcher per compagnie di assicurazione, squadre di calcio e marche di caffè. Ogni epoca ha le immagini storiche che merita. Grazie alla. Grazie mille, Beatrice, per questa bella relazione, questo bel percorso attraverso la storia di un totem migrante. Ma vorrei già adesso aprire la discussione, sono sicuro che ci sono molti punti e spunti che sono stati sollevati nella conferenza, e apro adesso la discussione. Prego. Salve. Più che aprire la discussione, volevo ringraziare Beat Wiss per uno dei migliori italiani mai ascoltati in questa sala e in questa città negli ultimi anni, a proposito di identità culturale. Grazie. Io non ho menzionato questo perché, a dire la verità, sono molto geloso, perché è arrivato un mese fa ed eccoci qua. Allora, io ero molto lieto, ascoltando che Anna Maria Caruba venisse qui, soprattutto per le domande concernenti la tecnologia della lupa, e che mi può indossare un po' per quanto quelle domande di questo tipo mi cacciano. Cristo Friedle. Per rompere il ghiaccio, cosa ci dici sul totem di Guillermo Tell? Quanti morti sono sepolti sotto Guillermo Tell? Che cosa copre? Devo dire, la Svizzera è come sempre l'eccezione. Ma questa è una... nonostante ciò, il Guillermo Tell non è scritto da un svizzero ma da un tedesco, è piuttosto di parlare così che naturalmente Guillermo Tell è diventato una figura simbolo anche nella lotta dei tedeschi per una costituzione. Allora non è tanto una figura creata dalla Svizzera, perché erano già tutti qui a Tell, si consideravano così. Ma io devo ancora pensare su questa cattiva domanda. Sì, Annalisa. Siccome lui ha anticipato una domanda che le volevo poi fare io, quindi. Ma allora possono esistere dei paesi o dei popoli senza questo genere di icone, senza questo genere di figure?
Questo tipo che ho abbozzato è naturalmente soprattutto cultura colonizzanti. Questa esistono naturalmente culture che non c'è, che non colonizzano, ma questi sono il legame tra i tre esempi, tra la lupa, tra la chimera e la banconota di oro. È sempre copre sempre questo atto della diversità che deve essere unita. Come si vede nella chimera, che deve riunire le città autonome sotto un'immagine che rappresenta la Toscana. Buonasera, ho trovato molto interessante la sua conferenza sulla lupa, ma non lo so, ho qualche domanda sulla cosa che è successo poi a Bizanzio, quando nel 1204 arrivarono i latini, e mi sembra così strano che abbiano distrutto proprio il simbolo di Roma, o se lo erano scordati, o erano veneziani, o erano genovesi, ma senz'altro non erano romani. Quello lo trovo veramente strano. Per me loro avrebbero dovuto portare questo simbolo a Roma. E poi un'altra domanda, insomma, il paragone con il leone di Brunswick non mi convince. Stilisticamente. Trovo la lupa mi fa tenerezza, c'ha questo sguardo che... Eh sì, c'è uno sguardo che esprime paura per un futuro, non si sa che cosa succede a questi gemelli. E invece il leone di Brunswick è così, araldico, un simbolo di potere e basta. È molto più astratto, è più araldico della lupa, ma hanno, secondo questa ipotesi, la stessa funzione, dimostrare la terribilità del committente. Allora è un simbolo personale e araldico, allora, questo secondo la ipotesi. Ma alla sua domanda concernente perché hanno fondato, hanno fuso la e certamente perché non erano romani, e anche per una certa negligenza di questo simbolo nell'età medievale. Come si poteva vedere in queste stanze di Dante, nel Medioevo non avevo questo momento del neopaganismo che dava quanto valore a queste immagini pagani, e per loro Romolo era ancora una figura molto ambivalente. Aveva ucciso il fratello, aveva ucciso un zio. Nella mentalità medievale questo non era veramente un simbolo che poteva coprire un valore. Una domanda sul recupero della lupa da parte di Cosimo I e poi sotto l'epoca fascista. Mi chiedevo se non c'era un processo inverso. Se con Cosimo I deve unire la Toscana, che è piena di centri che si odiano, con un denominatore comune, che è l'etruscologia, invece sotto Mussolini o sotto il Ventennio si prova a esaltare ogni particolare regionale, come la lupa ad Arezzo, come un dipinto di Melozzo da Forlì a Forlì, o qualsiasi cosa regionale, per in contraccambio a un potere più centralizzato e più autoritario. Quindi mi chiedo se sotto il fascismo si esalta il particolarismo per far accettare un potere centrale, mentre sotto Cosimo I invece si trova un simbolo comune per tutto lo Stato, in questa occorrenza la Toscana, che è tutta etrusca, prima di essere un insieme di cittadine nemiche come Firenze, Siena, Arezzo. Ma quello non viene, vedi, nel
del fascismo, che anche questo è un simbolo unificante. Sì, ma allora non ho capito. Sì, sì, unificante, ma mi sembra che il recupero della lupa, no, della chimera di Arezzo è per esaltare la cultura di Arezzo solo come centro autonomo, e come il fascismo esalta anche ogni particolare di ogni città, riprendendo il Palio nelle città o a Forlì un'opera d'arte di un artista famoso di ogni centro, cioè di esaltare una cultura comune propria a ogni piccolo centro italiano. Sì. Allora, però il processo è lo stesso, il fine sarebbe lo stesso. Grazie. No, mi chiedevo solo se diciamo, la vitalità del simbolo sta proprio nella sua possibilità di essere utilizzato in modi diversi, in contesti diversi, più che diciamo, coprire delle realtà, non sia proprio nella natura del simbolo e anche nel suo essere polisemico il fatto poi di prestarsi a diverse interpretazioni a seconda del contesto storico. Ecco, questo forse può essere interessante, per cui la lupa nel periodo fascista assume un significato che è quello che deve veicolare un certo tipo di messaggio, mentre in un contesto diverso assume una funzione precisa perché deve trasmettere un altro tipo di significato, un altro senso, quindi c'è questa stratificazione anche dei valori semantici. La lupa è come una cipolla con tanti strati che si sono attribuiti a questo simbolo, che almeno è un simbolo molto forte, ma di una imprecisità. Allora, sempre fa un eco del tempo dove è ricevuto. Quindi forse non è poi così tanto forte da mettere in crisi diciamo possibili anche possibili altri messaggi. Per esempio, invece, durante l'arte degenerata, ecco, questo pensavo, no? In Germania che cosa accade? Accade che tutta l'arte moderna è bandita, come se quel tipo di proposta fosse addirittura così pericolosa da non poter essere ridisegnata, da non poter, diciamo, essere passata così tout court, mentre invece la ripresa di modelli antichi eventualmente poteva essere più funzionale, forse proprio perché più distante in qualche modo, no? o meno fortemente caratterizzata. Adesso non so, questa è anche una domanda che mi facevo, cioè per quale motivo alcuni simboli possono passare e essere appunto trasversali nei secoli, altri invece no. Questa è una domanda esattamente che mi su questo mi occupa attualmente. Rinascimento, quando funzionano e quando non funzionano, e forse la distruzione del simbolo nel 1204 era veramente un momento debole di questo simbolo che non era validato di più per questo periodo e poteva essere donato in denaro. Il simbolo è stato reinventato dopo. Questo è una cosa molto interessante da proseguire. Io farei una domanda un po' diversa, cioè sempre parlando sul simbolismo, è possibile che nella lupa si veda anche un simbolo un po' diverso, cioè una funzione sociale, quale potrebbe essere quella nutritiva, e allora in quel senso potrebbe essere già
una immagine anche un po' cattolica della lupa, cioè può essere stata scelta già nel periodo in cui comincia il cattolicesimo ad avere questa funzione nutritiva della Chiesa, per esempio, che poi riscontriamo in altri simboli cristiani come l'aquila e l'aquilotto, oppure come per esempio il pellicano, che è un simbolo tipico anche del cristianesimo e che poi invece è stato ripreso anche in America, il pellicano, questa funzione nutritiva. Era così un'idea, se potesse essere inteso in questo modo. Ma anch'io vorrei condividere questa nozione. Forse la lupa dei sienesi era presso a questo significato della caritas romana, allora questa animale nutriente, maternale, che è sottolineato mentre quella lupa tuscolana è veramente ha un tutt'altro significato. È la bestia marziale che così si vede tanti strati che sono possibili nella creazione di significato nella lupa. Bene, grazie. Penso che sia venuto il tempo di chiudere questa bellissima serata. Vorrei ancora ringraziare Beat Vis e voi tutti per la presenza. Grazie.